lo mettiamo a lievitare e dopo chiacchieriamo per quanto vogliamo, magari un po' meno di Maurizio. Ok, allora oggi vi presento un filoncino di semola con olio d'oliva. Okay. Ho usato un metodo indiretto, ma ve lo spiego in un secondo momento. Ok? Quindi ho l'impasto pronto dopo circa un'ora e 10 di lievitazione. Formerò dei filoncini del peso, qua lo potete decidere anche voi in base alla capacità del vostro forno di cottura. Farò dei pezzi da 150 grammi, perché comunque sia, vedo che il forno è abbastanza piccolo. Non esagerate mai con le pezzature dei forni di casa, quindi non andate oltre 200-400 grammi. Non pretendete di cuocere la panna con l'olio di cottura. Comunque sia, non riusciamo ad ottenere dei buoni risultati. La formatura del prodotto è una parte fondamentale del prodotto stesso, quindi anche durante la manipolazione dobbiamo cercare, al contrario di come siete abituati con la pinza dove schiacciamo sempre, quindi otteniamo una base molto sottile, di non perdere tutta la fermentazione che abbiamo acquistato nell'ora, ora e mezza, a seconda della fermentazione che diamo al nostro prodotto. Quindi lo andremo a schiacciare leggermente in modo sufficiente giusto per la formatura che vogliamo dare, sia che sia una sfera, una pagnottina, una tartina, una 30-40 grammi, sia se è un filoncino, quindi gli diamo una forma allungata. Okay. Anche quando spezzo la pasta cerco sempre di spezzarla in un modo regolare, in modo da avere quasi sempre un pezzo unico, al massimo con un pezzettino di pasta. Se creo un mucchio di pezzettini di pasta, già non ho tanta capacità manuale, faccio ancora più difficoltà ad ottenere la mia forma. Okay. Li metteremo in una prima fase di fermentazione su delle assi con dei tovaglioli, quello che avete in casa. E questa è la tecnica di formatura. Non so se avete parlato. Lentamente cerco sempre di non perdere la fermentazione che ho ottenuto nel primo riposo del mio impasto, ma cerco anche di non rovinare la maglia cubinica del prodotto. Devo ottenere un prodotto che abbia una certa consistenza. Ci siamo? Chi è che già si diletta con il pane a casa? Tutti. Io no, perché non so capire. Te lo volevo fare per te. Intanto volevo cogliere l'occasione per ringraziare Ettore che mi ha invitato a questa manifestazione, anche Maurizio. In realtà vi chiedo scusa perché non vi conoscevo. Un giorno mi hanno detto esiste la confraternita, quindi faccio ammenda. Insomma, ti chiedo, mi metto scusa di non conoscere questa bella realtà. Mi hanno parlato di un gruppo di persone che si divertono a fare la pizza, detto se si divertono andiamo anche noi. Ed eccoci qua. Allora, come vi dicevo prima, ho utilizzato per fare questo impasto un metodo indiretto. Che cos'è un metodo indiretto? Praticamente dove io faccio prima un fermento, che dopo vado ad inserire nel mio impasto, quindi non utilizzo la tecnica centrale diretta, dove io prendo tutti i miei ingredienti, li metto in macchina e formo il mio impasto, ma faccio esattamente un po' il contrario. Quindi il giorno prima, in base ovviamente anche alle ore di lievitazione che voglio dare a questo fermento, se siano 15, 18, 24 ore di lievitazione, faccio questo fermento che dopo andrò a utilizzare il giorno dopo in parte all'interno del mio impasto. Perché faccio questa operazione? Perché questa operazione ovviamente mi dà dei vantaggi. Mi dà dei vantaggi a livello di gusto finale del prodotto, di croccantezza, di sofficità interna del prodotto, mi dà uno shelf life molto più lungo, quindi di un prodotto che non invecchia molto velocemente. Di solito quando siamo abituati ad andare a comprare il nostro pane, lo compriamo e dopo qualche ora è già duro, è già vecchio, ok? È semplicemente per una velocità di lavorazione. Quindi se si decide di utilizzare questa tecnica, ovviamente.
ovviamente non incide molto sulla lavorazione, quindi sulle tempistiche, vi farò vedere come, ma quello che otteniamo in realtà è un prodotto che rimane quasi stabile per tutto l'arco della giornata. Quindi anche se andiamo in serata a mangiare il nostro prodotto che abbiamo sfornato la mattina, ci accorgeremo che il nostro prodotto è sempre regolare. Ma quanto sono le 150 grammi, ma è semplicemente una scelta pratica, potete fare 300 grammi, 500, insomma. Il peso è in base a quello che volete ottenere. Mi raccomando per lo svolgimento, state molto attenti. Prima il tempo di tarare, è troppo veloce che io ti riesco a dire che non si fa. Prima lo ripiego sullo stesso e dopo lentamente lo formo tra le mani. Puoi fare? Certo. Quei volti ci sono. Man mano lo formate e in finale gli date una leggera sfasatura. Quindi se volete una punta leggermente più accentuata, tranquillamente lo potete. Diamo un'idratazione circa del 70%. Considerate che state lavorando la semola e quindi comunque già di suo ha un'idratazione maggiore. E la farina che forza c'è? La farina, la semola di grano duro ha una forza leggermente diversa da quelle che siete abituati a utilizzare con il grano tenero. Questo comunque sia è un pasto intermedio in cui abbiamo un 30% di farina di grano tenero, che è in realtà è la piga che abbiamo utilizzato, quindi possiamo dire che siamo intorno a un 2,60 di forza. Come lieve invece? Abbiamo utilizzato lieve di birra. Sì, con qualità più o meno. Adesso vi scrivo la ricetta. Ah, ok, grazie. Guarda quante le cose che le facciamo di più, come adesso c'è più nero. Alla farina che abbiamo utilizzato per produrla, e adesso ve lo spiego, però vorrei prima farvi sentire, adesso farò passare due piattini, li fate girare voi, sentite la fermentazione della farina. Impiegato! Oh, non mangiamola, eh! Andò, di che sa? Di fragola! Ti ha fissato tu a sti fragole! Ok, allora io adesso ve la rimpasto, vi faccio vedere come viene
appena fatta. Questo è il risultato finale dopo 24 ore, in base a dove vogliamo arrivare. E la piga per fare la piega utilizziamo 1 chilo di farina, così vi do le proporzioni. Grammi di acqua, 10 grammi di lievito di birra. Fresco, ve lo scrivo. Se utilizzate il secco, ne utilizzate un terzo, 3 grammi, quello che riuscite a pesare in bilancio. Okay. E adesso ho già pesato la proporzione, la impastiamo. Allora, è importantissimo quando produciamo la nostra piga, avete sentito la fermentazione che si sviluppa? Si arriva da estrarre. Ok, tutta questa fermentazione, questo gusto ce lo ritroviamo all'interno del prodotto, eh? Quindi questa aromaticità fondamentale che si sviluppa soltanto in tutte queste ore di fermentazione, quindi non abbiamo step intermedi, non possiamo velocizzare. Poi gli diamo tempo di usare, di acquisire questa aromaticità, poi non gliela diamo. Se la useremo molto più giovane avremo delle controindicazioni, nel senso che invece di ottenere un prodotto fragrante, croccante, profumato, otterremo un prodotto magari anche bello esteticamente ma molto molto gommoso. A che temperatura? A che temperatura? Idealmente dovrebbe stare a 18 gradi. Quanto tempo adesso? 24 ore? 20-24 ore? No. Utilizzando una farina con una forza intermedia di 350 di doppio punto. È fondamentale, tra i 30 e i 50. Quindi penso che la farina che utilizzate, questa che si chiama Super, non lo so, se più o meno dovreste stare intorno a questo range. Questa è per l'intenzione 1. Questo è un 350. È un 350, quindi naturalmente già la conoscete, già ce l'avete e potete utilizzare questa. Mi raccomando, quando impastiamo la piga, ovviamente non sono macchine velocissime, va benissimo a media velocità, giusto il tempo che si impasti, quindi più o meno 4-5 minuti, non di più. Non dobbiamo formare un impasto elastico, ma bensì un impasto dovrà presentarsi grezzo, asciutto, quindi l'acqua che abbiamo inserito all'interno, come vedete, è molto bassa, 45% di idratazione, e l'importante è che non ci sia farina in superficie. La velocità che vedete è influente perché anche a 5 è molto lenta la macchina, quindi tranquillamente. Se avete un'impastatrice di quelle piccoline, una velocità di quella, se avete quella a due velocità, mi raccomando sempre la prima velocità. È importante che non la scaldiamo, eh? È molto importante non aumentare questo impastamento della piga perché deve fermentare molto molto lentamente. Siamo. Quindi io più la velocizzo nell'impasto, più formo un impasto omogeneo, più accelero questa fermentazione, quindi è più veloce, ma bensì se io la vado a riprendere sempre a tutte quelle ore di fermentazione avrò un impasto molto molto colloso, quindi avrà perso parte di quella forza, perché se voi toccate ancora l'impasto, la nostra biga si presenta ancora come un impasto tenace. Questa tenacità ce la deve dare al nostro impasto, cioè abbiamo bisogno di sostentamento perché alla fine è il nostro lievito. Un'altra cosa importante, quando utilizzo un metodo indiretto, tra i vantaggi che vi ho spiegato prima, c'è anche il vantaggio di utilizzare meno lievito, compresso in aggiunta nella mia ricetta, che adesso vi vado a spiegare. Avete scritto tutti la piga? Sì. Ok. Volendo usare la pasta madre? Si può utilizzare la pasta madre e vi spiego anche, se volete vi spiego anche come si usa.
Allora, la piga si utilizza da un 20 a un 50% in proporzione nell'impasto successivo. Come okay. No? È no, capito. Come? 20 rispetto alla farina. Ok. Scusa, la piga in proporzione sull'impasto successivo. La temperatura di mantenimento è più 18 gradi. Sì, però quando okay. Finisco di impastare, quando finisce di impastare, adesso gli spiego un'altra forma. Andiamo per esterno. È un tema molto sentito quello delle temperature. Allora, abbiamo detto che la piga, questo fermento che si chiama piga, la utilizzo da un 20 a un 50% sul mio impasto. Ok? Quindi se voglio fare utilizzare un chilo di farina aggiungerò il 20% di biga, però devo tornare alla proporzione della formatura della biga, ok? Quindi se ne utilizzo il 20, ipoteticamente il 20%, dovrò utilizzare 5 kg di farina. Abbiamo detto che per farla ho utilizzato un chilo di farina, 450 grammi di acqua e lievito, quindi ho una massa di 1,450 kg, giusto? Ok, se voglio usare 200 grammi di farina di biga dovrò utilizzare circa 300 grammi di pasta, in realtà sono 290 grammi, però per facilitarvi un pochettino il calcolo. Siamo quindi in proporzione sul chilo di farina aggiungerò 300 grammi di biga. 190. Quindi consideri la farina che c'è dentro la biga. Esatto. Facendo le proporzioni farina acqua, il lievito varia oppure dobbiamo lasciare lo prima? Puoi sulla ricetta lo puoi calare almeno del 10% tranquillamente. Cioè, se utilizzavi 3% su un chilo di farina, quindi 30 grammi, vi parlo sempre di lievito fresco. Se invece utilizzate del lievito secco abbassate la proporzione a un terzo. E quindi utilizzo 300 grammi di pasta, quindi se voglio abbassare il lievito lo abbasserò di 1%, quindi se prima utilizzavo 30 grammi su un chilo di farina ne posso tranquillamente già cominciare a scendere a 20 grammi, quindi ho il 2% sul chilo di farina più la mia massa lievitante che è la biga. Okay. Questo ci permette di avere un prodotto con meno lievito di birra all'interno, avere un prodotto più aromatico, più fragrante e molto molto più digeribile, okay? Perché già una parte della fermentazione l'ha fatta già tutta qui nella biga, okay? Questo è un metodo, la biga è un fermento, possiamo anche decidere di utilizzare un polish, okay? Un polish in realtà è un fermento liquido, quindi invece di utilizzare un chilo di farina con 450 grammi di acqua utilizziamo un chilo di farina con un litro di acqua. E in base alle ore di fermentazione che gli vogliamo dare, giochiamo sul lievito. Okay. Quindi potremmo fare anche un polish veloce, idealmente, ma non avrebbe molto senso, perché almeno dati almeno 6 ore di fermentazione, quindi dovremmo stare intorno all'1% di lievito sulle 6 ore di fermentazione. Okay. Però al contrario della biga, dove noi la utilizziamo dal 20 al 50% sull'impasto successivo, il polish va sempre raddoppiato sulla massa di partenza. Quindi se ho utilizzato un chilo di farina per formare il mio polish, l'impasto successivo dovrò utilizzare più 2 kg di farina. Ci siamo? È importantissimo. Mentre qui otteniamo dei prodotti molto più aromatici sull'acidità acetica, quindi andiamo sulla croccantezza, nella metodologia del polish otteniamo dei prodotti molto molto più soffici, abbiamo di più un'acidità lattica, okay? Abbiamo due fermenti completamente diversi, ci danno tutte e due delle grandi caratteristiche sullo shelf life, sul prodotto, sulla fragranza, una crosta croccante, una sofficità interna, ma sono due prodotti di gusto completamente differenti. Quindi a seconda della metodica che volete utilizzare potete scegliere sia una che l'altra. Okay. Mi abbraccio un attimo velocemente al lievito naturale che mi ha chiesto la signora.
anche lì il lievito naturale possiamo utilizzarne dal 20 al 30% sulla massa che dobbiamo andare a produrre. Ovviamente se dobbiamo produrre una massa pesante aumenterò questa proporzione, quindi andrò più sul 30%. Se devo fare soltanto del pane potrebbe andare bene un 15-20%, dove non ho nessuna massa pesante all'interno. Vi faccio semplicemente un esempio, magari un panettone dove all'interno io ho uovo, burro, zucchero, canditi, cioè ho una massa pesante da dire su, quindi sono costretto ad aumentare leggermente la... Prego. Il lievito naturale liquido e solido, la quantità cambia per un pasto totale? Non è che cambia, ti cambia il rapporto dei liquidi. Ok. Però non la percentuale sul totale, cambia solo i liquidi. Ok, devi stare attento con i liquidi. Ma la stessa cosa, mi raccomando, la dovete stare attenti anche su quando utilizzate il fermento. Cioè, quando voi vi andate a calcolare la percentuale di idratazione che potete dare al vostro impasto, dovete tenere in considerazione che all'interno della biga avete già una parte di acqua. Ok, quindi se vi fate il conteggio della massa totale, ricordatevi di scalare l'acqua che è già qua dentro. Ci siamo? Se no avrete un prodotto troppo idratato. Vi faccio vedere un attimo la biga che abbiamo prodotto. Come vedete si presenta un impasto ancora grezzo, mi raccomando non impastiamolo di più, lo mettete in un contenitore adeguato alla quantità di pasta, ricordatevi sempre che i lieviti devono crescere in altezza ma in larghezza. Siamo. Quindi non lo mettiamo in un contenitore grande se abbiamo una massa piccola, un contenitore adeguato in modo che la lievitazione vada sempre verso l'alto. Se lo impasto di più accelero la fermentazione. Okay, quindi è un impasto grezzo che dopo 20 ore si presenta così. E quindi è un impasto quasi formato, nel senso che comunque sia non direi che era un impasto grezzo in partenza. Mi raccomando, questo ci permette di avere un lievito costante. Okay. L'utilizzo di questa metodica ci dà quasi sempre la sicurezza di avere un prodotto certo, quindi una costanza. E la costanza comunque sia la dobbiamo anche tenere in considerazione le temperature che vi chiedevo la sera. Tenete sempre presente che ogni impasto ha una determinata temperatura finale. Okay. In base alla temperatura finale che voglio ottenere, devo tenere presente alcune considerazioni. Ci siamo? Allora, ipoteticamente, prendiamo l'esempio che voglio ottenere un impasto finale con una temperatura di 25 gradi. Ci siamo? Come faccio ad ottenere però un impasto finale con 25 gradi di temperatura? Devo fare un piccolo calcolo empirico. Ok, prendo questo numero, 25, grazie, e lo moltiplico per 3, esatto, è un calcolo empirico, però ci permette quasi sempre di essere efficienti, ok? Perché 3? Perché sono i fattori che io conosco, e quali sono? Ambiente, farina e macchina. Okay. Macchina è la forza meccanica che io utilizzo per poter fare il mio impasto. Ogni macchina influisce in una determinata temperatura all'interno del mio impasto. Okay. Quindi se utilizzo una braccia tuffanti che incide di 6 gradi nell'impasto finale, se utilizzo una forcella che molto probabilmente quasi mai nessuno penso che abbia importato, cioè la utilizzate, una forcella che incide per 3 gradi, ma semplicemente perché non la vorrei mai incontrare sulla mia strada. Chi è che la utilizza? Complimenti. E se invece utilizzate una impastatrice spirale, vi incide per 9 gradi. Quindi ogni macchina
sapendo questa caratteristica posso fare dei conteggi, ok? Quindi ipoteticamente se so che qua dentro ci sono almeno 26 gradi faccio 75 meno i 26 che è l'ambiente. La farina è sempre quasi un grado meno rispetto all'ambiente, a meno che non la tenete in un ambiente controllato, quindi sono 25 gradi. Se ho utilizzato, io prima ho utilizzato una tuffante, quindi metto 6 gradi, e se ho utilizzato una spirale ne mettete 9, ok? A mano non me l'ho mai fatta la prova, però pensate che hai 25 gradi nelle mani. Fai da te che cosa ti è già diventato. Se facciamo questo conto, quello che ci esce fuori è la temperatura dell'acqua che io devo utilizzare. Temperatura acqua che io devo utilizzare per ottenere i miei 25 gradi. L'unica variabile che noi possiamo, dove possiamo giocare, è sull'acqua, perché il resto non lo possiamo cambiare, che non abbiamo un ambiente climatizzato, ma sempre devo fare i miei conteggi in base a quello che ho. Io se lavoro in un ambiente climatizzato che per essere così, comunque avrò magari 22 gradi di temperatura da tenere in considerazione, ma cambiano i numeri, ma la formula non cambia. Quindi quello che vi esce qui da questa sottrazione è la temperatura dell'acqua che poi mettete nell'impasto quando fate il vostro impasto e ottenete sempre il risultato certo. A meno che non state un'ora in più nel bastare, e poi vi succedono quelle cose che ci raccontava prima il maestro di casa che si scioglie il pasto in mano. Okay. In realtà c'è della maglia ecloritica, okay. Quindi una volta che accedete la maglia ecloritica durante l'impastamento non lo ritirate su nemmeno se vi mettete in ginocchio. Mentre il calcolo empirico, quando devo produrre la biga, è un po' diverso. Parto sempre da un altro numero empirico che è il 55, quindi la formula del 55, dove vado a sottrarre semplicemente la temperatura ambiente, quindi ritorniamo ai nostri 26 gradi, e la temperatura farina. Quello che mi viene fuori è la temperatura che devo utilizzare per impastare la mia biga. Perché non metto energia meccanica? Semplicemente perché gira per semplicemente per 3-4 minuti, talmente poco che non fa in tempo a scaldarsi l'impasto. Quindi quello che mi viene fuori è la temperatura che devo utilizzare. Fate attenzione però che quando abbiamo gli spazi termici, sia che estate sia che inverno, in tutti questi due casi potremmo avere dei numeri con il meno, il negativo. Quindi se qua mi viene meno 2, meno 3, posso impastare con dei cubetti di ghiaccio, ok? Quindi non scendete comunque mai sotto ai 2-3 gradi di temperatura, eh? Sono più che sufficienti. Per tutto il resto dell'anno vi dà delle temperature perfette, però mi raccomando, sia in estate dove vi potrebbe venire meno, sia se state in Alto Adige con la neve fuori, come dicevo prima, nemmeno lì possiamo aumentare la temperatura a più 35, più 40, perché ovviamente andremo a utilizzare l'acqua calda. Quindi stiamo lì anche su un'acqua intermedia, massimo 30, 28 gradi. Io vi parlo per la panificazione, poi ovviamente per la tecnica di pizzeria è tutta un'altra cosa, quella ve la spiega il caro Maurizio. Però mi raccomando, quando avete queste oscillazioni, non andare né troppo in basso né troppo in alto. Siamo? Chiaro? Devo scrivere la ricetta del pane. Cambia se usiamo la farina di grano duro oppure... No, è semplicemente leggermente più tenace l'impastamento. Nel prodotto che io ho fatto abbiamo un 70% di semola rimacinata, okay? Si poteva anche fare 100%, quindi la biga la fate di semola di grano duro rimacinata, però non portatela a 24 ore di fermentazione, eh? Quando siete a 15 ore è più che sufficiente, cioè
o la controlliamo veramente a temperatura climatizzata. Ok? Io come voi però l'ho lasciata fuori in ambiente, quindi ha subito un po' di sbalzo termico. Considerate che io vi scrivo 18 gradi come temperatura ideale, quindi dovrei stare in un ambiente climatizzato, ma tenete in considerazione che le lievitazioni hanno delle temperature aerotermentanti, quindi è vero che io lo metto in un ambiente controllato, come magari vi capita con la pizza a 7 gradi, ma all'interno, al cuore, la nostra temperatura aumenta di 4-5 gradi. Quindi se io la metto a 18 gradi, molto probabilmente se vado a misurare il cuore sarà intorno ai 22-23 gradi. E questo vi succede tranquillamente anche con la pizza. Okay? Ovviamente quando c'era quella problematica che sentivo prima dell'acqua superficiale, in realtà succede proprio questo, è lo scambio termico che succede all'interno. Quindi la fermentazione produce calore, abbiamo comunque sia un ambiente freddo e ci dà ovviamente questo scambio termico, ci fa questa luce. Okay. La ricetta che vi ho fatto semplicemente è fatta così. Grazie. Io ho usato una semola rimacinata, però potete anche utilizzare una semola normale di grano duro, è leggermente più, ha un grano media leggermente più grande, è anche al palato risulterà leggermente più ruvido il prodotto, ma può essere tranquillamente una tipicità, quindi insomma gestitela come più preferite. Ho utilizzato 700 g di semola rimacinata. Ho utilizzato 450 g di biga, quindi io parlo di pasta, eh? Ok, e ora sono 400 g di farina. Ho utilizzato 20 g di sale. Ho utilizzato 20 g di lievito di birra fresco. Grammi di malto, se lo potete tranquillamente trovare nei negozi bio, ci sono tostato o non tostato? Tostato o non tostato? No, ok, si trova per due tipi. È malto in sciroppo? Allora, quello disidratato, io utilizzo sempre quello disidratato perché è molto più pratico. In sciroppo è molto più aromatico, quindi tranquillamente lo potete usare anche in sciroppo. Lo potete utilizzare, di solito c'è un'indicazione, comunque sia utilizzatene sempre all'1%. Quando utilizzate prodotti con la biga è fondamentale, anche con dei polish, quindi con un fermento all'interno, è fondamentale che voi utilizzate un malto in aggiunta nella vostra ricetta, perché tutta la parte dei zuccheri sono stati già fermentati in questa lunga lievitazione, quindi in cottura all'uscita del vostro prodotto potreste avere un prodotto opaco, chiaro, quindi che non riesce a prendere quella bella crosta giallo-oro, quindi è importante perché all'interno vi manca una parte di zuccheri che i lievi hanno già utilizzato, quindi anche la colorazione delle riserve, quindi aggiungetelo tranquillamente. Se non ce l'avete potete utilizzare anche dello zucchero semplicissimo, anche se non è la stessa cosa, preferibilmente il miele, ok? Non è la stessa cosa del smalto, il malto è leggermente più specifico, quindi andiamo direttamente all'obiettivo, però in alternativa tranquillamente utilizzato dello zucchero del miele. Ho utilizzato 100 g di olio extravergine, mi raccomando utilizzate sempre solo olio extravergine, almeno per ungere le teglie. Quanto, scusa? 100 g. Ok? E acqua all'incirca 400-450 g di acqua. Okay. Questo è l'impasto che vi ho fatto. In realtà lo potremmo anche rifare se volete vedere come l'impasto. Abbiamo fatto lievitare all'incirca 1:10, 1:15. Di solito un'ora è sufficiente, ma il maestro mi ha preso un po' di tempo. Allora, un'ora e un quarto tranquillamente. Lì l'ambiente ideale di fermentazione
fermentazione del nostro impasto si aggira intorno ai 30 gradi. Ricordatevi sempre che i lieviti danno il meglio di sé tra i 28 e i 30 gradi, con un'umidità anche del 70%. Quindi se avete un ambiente caldo, caldo sui 28 gradi, sia l'impasto che avete prodotto lo mettete a lievitare lì e anche poi dopo che avete fermato il prodotto lo mettete a lievitare in questo ambiente. Se abbiamo un ambiente troppo freddo, ovviamente ne riserve. Quindi lui lievita uguale, ma in realtà sviluppa aromi diversi, ok? Quindi non avremo più quella produzione di aroma acetico, avremo più una produzione di aroma lattico, ok? Questo potrebbe essere uno svantaggio, perché mentre se gli sfugge un po' la lievitazione acetica, in cottura l'aroma acetico è volatile, quindi un po' va via. Se vi rimane troppo quella lattica, in cottura non va via. E quindi avete un prodotto leggermente gommoso, e comunque si è ma in realtà il pollice di tipo, vabbè, non lo sento, nel senso che l'aromaticità è giusta e lineare, quindi è abbastanza dura. Ok? Solo la semola che basta, cioè... Io ho utilizzato semola come ingrediente principale e il mio fermento biga è granodenno, ok? Quindi la biga è il granodenno. Però ti dicevo prima, la possiamo fare anche di grano duro, il risultato cambia meno, avremo magari leggermente meno sviluppo, però comunque si ha un prodotto al 100% di semola, però non farla fermentare 24 ore, 15-16 ore è sufficiente, anche perché la tenuta della semola è leggermente inferiore. Anche la forza della semola non è paragonabile al grano terro, è una rimacinata anche buona, che abbia dal 60-70 di W, che non è paragonabile al W di grano terro, comunque sia più di quelle ore non ve le viene. Non ho capito bene il rapporto tra biga e impasto, nel senso che su 700 grammi di farina sono 4,50 di biga, quindi nel complesso dell'impasto siamo sopra. In realtà io ho utilizzato 700 grammi di semola e 300 grammi. Ah, quindi considero la farina, non tutta la biga, cioè la farina che ci ho messo dentro nella biga. Esatto, gli altri 150 sono altri. Ah, ecco, quindi considero non la biga complessiva, la farina che ho messo nella biga. Tostato o non tostato? Eh? Tostato o non tostato? Adesso c'è questa nuova moda della tostatura? Perché certe volte si trova solo quello tostato, ma non è facile. Ma di cosa? Di matto? Ah, scusa, io parlavo. No, di matto. Ma se lo trovi tostato, va bene, perché c'è un odore più accentuato tostato. È molto più aromatico. Ha più sapore di caramellizzazione. Sì, dai, perché è caramellizzato. Va bene tutte e due, quindi non è problema. Se lo trovi tostato, prendere tostato, è benissimo. Ok. Ah, perché devi mettere l'idratazione? Ah, no, tu hai detto la temperatura di 28-30 gradi per un'ora e mezza. Per un'ora e mezza, 28-30 gradi. Se io lo metto dentro sulla ceduta di idratazione, riesce in un'ora avere il cuore avere questa temperatura qua? No, però è l'ambiente ideale per ottenere, non la devi misurare al cuore la temperatura di cuore. Ok, tu hai già calcolato. Devi lievitare nell'ambiente di 24 ore, in modo che il lievito comincia a partire, sennò fa più fatica la fermentazione e quella fatica produce gli scarti in eccesso di lievito, ok? Quindi quella temperatura in realtà è ideale. No, in realtà abbiamo... Posso cancellare? Abbiamo la prima lavagna di farina. In realtà la vado a dividere per gli impasti, ok? Ci sono impasti duri, impasti morbidi e impasti molli. Impasti duri consideriamo quelli al di sotto del 50% di idratazione, quindi ci sono dei pani come può essere il ferrarese, il bigone, dove comunque sia non arriviamo scarsamente al 50% di idratazione.
e per questi impasti la temperatura ideale è intorno ai 22 gradi. Okay. Gli impasti morbidi, e quindi qua abbiamo un'idratazione massimo 50%, gli impasti morbidi abbiamo un'idratazione 60%, gli impasti molli, quelli che amano un po' tutti quanti, abbiamo un 70% e più. Okay. Ovviamente ho bisogno di una temperatura leggermente più elevata per far partire la fermentazione, sennò mi fa fatica proprio l'impasto a partire. Okay. Quindi sugli impasti morbidi va bene 24-25 gradi, tranquillamente mi poteva entrare anche nell'impasto che ho fatto prima. Per gli impasti molli, come potrebbe essere una ciabatta, anche alcuni tipi di baguette, ho bisogno di una fermentazione leggermente maggiore e ho bisogno di almeno 27 gradi di temperatura finale. Okay. In inverno un grado più ci sta, anche un grado più ci sta, però quando abbiamo temperature quasi costanti per 7-8 mesi l'anno non benissimo questa temperatura, senza nessun problema. Avere delle temperature diverse, troppo fredde, mi potrebbe creare dei prodotti, dei problemi sul prodotto finale. Quindi le controindicazioni potrebbero essere avere una crosta dura, una crosta opaca, avere delle screpolature, insomma abbiamo delle controindicazioni sul prodotto finale. Quindi più siamo bravi ad aspettare il regno delle temperature, più otteniamo sempre un prodotto equilibrato. Ma in realtà ovviamente noi siamo amatoriali, quindi ci interessa, però se dovremmo comunque sia avere un negozio, quindi ci avviciniamo al professionismo, più siamo bravi a rispettare le temperature, più avremo sempre un prodotto costante al pubblico. E se oggi viene un cliente, ce l'ho bello, domani viene un brutto, io oggi ho sbagliato tutto, mi sono sbagliato l'arte, cioè comunque sia devo avere una costanza, e questa costanza applicando una metodica la ottengo senza nessun problema. Cioè, è molto più facile farlo che più siamo bravi ad aspettare le temperature e più abbiamo un prodotto più sano. Sempre dai solidi, quindi abbiamo farina, sappiamo malto, lievito, sempre insieme senza nessun problema, un tre quarti dell'acqua che utilizziamo dell'impasto e cominciamo a lavorare questo impasto. Quando l'impasto comincia ad incordarsi aggiungiamo il sale, soltanto in quel momento lì. L'unica alternativa dove noi usiamo il sale direttamente subito nell'impasto e quando abbiamo prodotti dove non raggiungiamo il 50% di idratazione, perché mi fa difficoltà di scioglimento anche durante l'impasto. Quindi per tutto il resto degli altri impasti, ma tranquillamente anche per la pizza che fate voi, partiamo con l'impasto dove utilizziamo il concetto del panettiere funziona completamente prima che hanno una quantità maggiore loro delle sbaglio, una quantità molto eccessiva. In realtà è completamente diverso, mentre voi non avete bisogno di incordare l'impasto in una determinata maniera, quindi una volta che avete finito di impastare fermate l'impasto, mettete le palline sul tavolo, magari vi date una piccola puntata, formate e mettete la vostra pallina al freddo, il nostro impasto si deve presentare elastico, quindi noi dobbiamo cercare di dare una
ossigenazione durante l'impasto del nostro prodotto, quindi non possiamo mettere tutta l'acqua insieme. Quindi partiamo dalla nostra quantità 1 di farina, ad esempio il chilo farina. Se abbiamo 600 g di acqua, ne metteremo 500, il lievito, il malto, cominciamo ad impastare. Quando comincia a formarsi l'impasto, quindi quando comincia a formarsi anche la maglia glutinica, aggiungiamo il sale, dopodiché aggiungiamo la nostra parte restante di acqua, che è fondamentale. Questo ci consente di avere un impasto molto più elastico e molto più tenace, quindi che ci permette di avere uno sviluppo maggiore. Quindi noi lavoriamo su un concetto completamente diverso. La piega sempre in un secondo momento, si parlava del metodo di Kepler. Se quando utilizziamo la biga la mettiamo sempre in un secondo step, quindi mettiamo farina, malto, lievito, una parte di acqua, cominciamo a formare l'impasto. Quando l'impasto si forma si aggiunge la biga. Prima del sale. La biga e il sale. Perché la aggiungiamo in un secondo momento? Perché abbiamo una biga che è già formata, è già impastata, quindi gli risparmiamo quei 3-4 minuti di stress meccanico. In realtà quando facciamo piccole quantità, su anche piccole macchine come queste, la prima cosa che la forza meccanica prende è la pasta già pronta, quindi in realtà continua a stressare per 2-3 minuti il nostro fermento, ma noi ci serve come base di alimentazione, quindi gli risparmiamo questi 3-4 minuti di stress meccanico. Quindi quando la pasta si assomigliano, le mettiamo insieme, quindi aggiungiamo il sale, la biga, dopodiché continuiamo ad aggiungere il nostro liquido. Che siano 200 grammi o che siano impasti molto molli al 70-75%, quella parte restante di acqua la aggiungiamo a filo durante l'impastamento. I grassi sempre a fine impasto. Okay. È importantissimo. Scusa, dica, ma mi sente l'intero o sono talmente veloci che questa posizione. Non c'è senso di spezzettare la piga né di sciogliere via. Abbiamo talmente una forza meccanica veloce che non, se dovresti farlo a mano ovviamente il discorso cambia, quindi magari l'altra può sciogliere un po' con l'acqua, devi rimanere e farlo a mano, non fatto però la sciogliete leggermente con l'acqua, dopodiché aggiungete la farina, perché dovete portare, se no non riuscireste mai a omogenizzare bene. No, ma io vi ammiro. Mettiamo che noi siamo quasi tutti una planetaria, cosa si usa? Un gancio o gancio, una gancio. Fin dall'inizio? Gancio sempre un gancio. Per piccole quantità ti puoi permettere di usare anche la spalla, sul chilo, un chilo e mezzo, però dipende sempre di queste planetarie, queste piccole. Sì. Quindi più di mezzo chilo non fare, però utilizza tranquillamente il gancio. Qual era un'altra domanda che si sfugge, che si è fatto? C'era un'altra domanda? Quanto tempo vuole? Ma più o meno ti ci vogliono, questo è molto indicativo rispetto alla macchina che stai utilizzando, quindi io ti potrei dire una tempistica 8-10 minuti, ma in realtà se è una macchina piccola più veloce, l'impasto è più veloce nel formarsi, quindi potresti eccedere nei minuti di esatto, quindi in base alla macchina che hai ti cambia, è lo stesso parametro che cambia con la forza cottura, cioè io vi do un parametro di cottura ma in realtà poi sul vostro forno che utilizzate quel parametro cambia, possono essere 10 gradi in più, possono essere 10 gradi in meno, quindi quando mi chiedono a che temperatura, sì, io indicativamente ve la posso dire, però insomma è indicativamente. Le velocità vanno variate o bisogna lasciare sempre la velocità costante? Velocità no, si parte in bassa velocità e si può aumentare dopo la prima fase di impastamento, quindi quando l'impasto comincia a formarsi si mette una forza leggermente più elevata. Quando per la nostra metodologia di lavoro, per il panettiere classico in realtà ha soltanto due velocità, una veloce, una piano e una veloce. Quindi insomma, adesso le macchine moderne hanno dei variometri. Variatore, scusate, quindi potete aumentare la velocità step, però partite sempre lentamente, poi la aumentate, ma non velocissimo, mi raccomando, perché comunque sia aumentate la forza della macchina e quindi vi produce più energia meccanica, più calore, vi stressa di più la maglia. Aspettate che fai con il piede. Una domanda sulla conservazione. Visto che quando facciamo pane in casa sicuramente le faccio sempre di più, no? Non lo mangio mai il giorno stesso. Se devo surgelarlo,
conviene surgelarlo una volta cotto, una volta che ho finito di fare, diciamo, le palline. Cosa ci consigli? A seconda di quello che vuoi ottenere, nel senso che ti consiglio di surgelare il pane già cotto, perché hai meno controindicazioni al risveglio del prodotto. Se surgeli la pallina, i lieviti ne soffrono di più, sia perché lo surgeli a casa e quindi la forza di surgelazione è lenta. Questa forza di surgelazione molto lentamente ti crea dei macrocristalli di acqua all'interno del prodotto, quindi al risveglio quei macrocristalli ti rompono le cellule di lievito, ti rompono la maglia glutinica, quindi comunque sì, hai delle controindicazioni. Se utilizzi il metodo indiretto ne hai meno, nel senso che comunque sì, all'interno hai un fermento che ti aiuta rispetto a soltanto lievito di birra. Se utilizzi solo lievito di birra, tieni presente che già dal 15° giorno in poi il tuo prodotto non sarà più come nei giorni precedenti. Quindi se lo vai a risvegliare dopo un mese, una parte di lievito di birra che hai utilizzato è morto. Quindi non ce la fa più. C'è una manice di arato o va semplicemente scongelato lentamente? Va scongelato lentamente. Il prodotto finito è tutto? Il prodotto finito sì, anche. Lo lasci prima in venire temperatura ambiente, poi te lo puoi permettere anche di scaldarlo, lo scaldi quei 3-4 minuti, ma mi raccomando sempre con un po' di umidità. Ma forse la domanda era, una volta che è stato cotto, lo tiriamo fuori dal forno, lo congeliamo subito quello che abbiamo fatto in più o aspettiamo che sia freddo? No, aspetti che sia freddo. Aspettiamo che sia freddo. Quella è la domanda. Era riguardo al congelamento della pallina da cuocere, se andava in generale devi lasciare decongelare, ma devi lasciare anche lievitarlo. Senza rilavorarlo, questo dice. No. E la biga quando avanza, come si utilizza invece? La biga la fai giornaliera, quello che ti serve. Quindi, secondo la ricetta che puoi utilizzare, sai che te ne servono 300 grammi, impasterai 300 grammi. Inutile farne di più, dopo la metto via, perde quella forza. Gestione dell'umidità in cottura, perché certe volte ti rimane la mollica moscia, certe volte invece ti si secca troppo. Io non riesco mai a trovare l'umidità giusta. L'umidità in cottura è fondamentale per il pane, perché comunque sia, a parte che aiuta lo sviluppo del prodotto in forno, quindi comunque sia, considerate che l'ultimo step di lievitazione il prodotto lo fa in forno. Quando io metto il mio prodotto in forno mi aumenta di volume, in realtà quella è l'ultimo step di lievitazione, okay? Dove il calore comincia a penetrare all'interno del mio prodotto, i lieviti lavorano in una maniera più veloce e quindi mi producono l'ultima espansione del prodotto. È fondamentale in questa prima fase di cottura una piccola percentuale di umidità, okay? Se dovessimo lavorare con dei forni moderni dove possiamo regolare l'umidità, tranquillamente un 20-30% è più che sufficiente. Se invece lavoriamo un po' più casareccio a casa, insomma, o vaporizziamo dell'acqua sul prodotto, o magari se abbiamo spazio mettiamo un pentolino con dell'acqua all'interno, perché è l'unico modo che abbiamo. Questa umidità all'interno mi permette di avere questa espansione maggiore, perché che cosa succede? Quando io metto il prodotto in forno ho subito il calore sulla superficie del mio prodotto, ok? Quindi comincia ad asciugare. Ma in realtà vi ho detto che quando il calore comincia a penetrare all'interno ho un'espansione maggiore. Se la crosta è rigida, questa espansione fa fatica ad andare verso l'acqua. Quindi ci andrà lo stesso, in maniera leggera, ma mi potrebbe creare delle screpolature superficiali oppure delle screpolature sotto la superficie del mio prodotto. Questi sono piccoli difetti che si possono subito vedere. Perché? Perché l'umidità che si trova ancora all'interno da qualche parte deve uscire. Quindi fisicamente leva verso l'alto, però dove trova spazio comunque sia va a uscire, può uscire qua, può uscire qua, può uscire in una piega della mia formatura dove la trova, quindi mi crea delle irregolarità. Okay? Per compensare queste irregolarità potete anche fare dei piccoli tagli sul prodotto, che non sono soltanto dei tagli estetici, ma il taglio è anche funzionale. Okay? Quando io
crea un taglio sul prodotto, 2, 3, quello che voglio fare, può essere una pagnottina con una croce, sì, è vero, è carino esteticamente, ma mi diventa anche funzionale. Considerate che il taglio vi aumenta la superficie del prodotto, ok? Quindi questa apertura fa sì che anche l'umidità all'interno trovi più spazio per uscire, quindi ho più volume. Ci siamo? Magari ve lo faccio vedere. Adesso trasferisco il pane. Il taglio, a seconda di come vogliamo l'apertura, può essere fatto in profondità. Se si fa, ad esempio, su una baguette, è molto più superficiale che profondità. In alcuni prodotti, in base anche alla forza del prodotto, quando lo vado a infornare, dovrò incidere in una maniera magari più incisiva, nel senso che dovrò farlo leggermente più profondità. L'umidità nella prima metà della fase di coltura. Dopodiché la potete anche... Carlo! A fine coltura... Scusa, sono senza voce. Per terminare il discorso della supposta, devo fare una presuggerazione sul vassoio e dopo mettere un sacchetto. Mi posso mettere direttamente un sacchetto, li devo chiudere una ora nella cultura. Bene, a fare prima una presuggerazione, quindi già fai, già avendo un... non abbiamo degli abbattitori a casa, abbiamo il nostro piccolo suggeratore. Quindi fate prima la surgelazione del prodotto, che ci metterà già più tempo di suo. Quando la surgelazione è pronta, lo trasferisce in un sacchetto chiuso e lo conserva in massimo 4 mesi. Ma io non vi consiglio di fare un prodotto e mantenerlo per 6 mesi, non ha senso, insomma. No, per capire, si può mantenere un giorno, un mese, è già tantissimo. Considerate che se andate oltre, vi collassa la struttura interna, perché comunque sia l'umidità continua ad essere sottratta dal freddo, quindi viene estratta dal prodotto, per questo lo dovete conservare un prodotto oppure un sacchetto medico, e in modo da cercare di preservare questa fuoriuscita di umidità del prodotto. Quindi questa fuoriuscita vi sottrae l'umidità all'interno, e quindi quando andrete a rigenerare, a cuocere, avete un prodotto che si screpola, quasi è diventato disarattellato, quasi paglia, insomma. Quindi l'importante è conservarlo in maniera adeguata. Allora, adesso una parte di questi prodotti li inforneremo nel forno e un'altra la inforneremo, così vediamo la differenza. Per il taglio? No, lo scambia dopo la gira. Sì, lascia... Sì, bene, più. Sì, più. Ma che è stato un piccolo con la forma di valanteria? Raccomando, quando prendete il prodotto, per vedere che è dato una limitazione, c'è una leggera pressione, deve tornare leggermente su, se rimane giù è... Ancora non è volato. No, è andato. Se va giù, mi si sta girando. Sembra al contrario. Sì, quando li ho formati li ho messi con un taglio all'inciù, quando lo vado a riprendere lo metto con la superficie liscia. Vedete, qui ho la chiusura della mia formatura, quando la vado a infornare posso tranquillamente fare il contrario, eh? Quindi metterlo giù con il taglio, e quando lo vado ad infornare con la parte superficiale sarà più spontaneo l'apertura del taglio, sarà un taglio leggermente più costoso, eh? Mi raccomando, non stringetelo forte, perché se lo stringete forte il taglio farà fatica ad aprirsi.
quindi devo essere in grado ancora di mantenere questa piccola linea, in modo che quando va in cottura ha questa apertura più rustica. Invece quando li trasferisco in teglia così è perché voglio io inciderli in una determinata maniera. Quindi posso fare o semplicemente un'incisione in maniera longitudinale, mi raccomando un coltello che tagli bene, e anche non seghettato, ma questo taglia molto bene, e non usate mai la punta del coltello, sempre tutta la lama. Posso decidere di inciderlo in questa maniera? Oppure di fare un paio di incisioni. Mi raccomando che le incisioni devono essere in maniera parallela. Parto dall'inizio del prodotto e finisco sempre sulla fine del prodotto. Questo mi permette di avere un prodotto più lineare, ok? Se io invece faccio un taglio, come spesso accade, potete vedere, se invece faccio un taglio in questa maniera qui, praticamente ho un prodotto che quando va in cottura mi forma un leggero twist, ok? Quindi non mi rimane stabile, non mi sporcia in altezza, ok? Quindi quando fate un'incisione, sempre in maniera sulla dorsale del prodotto, parte da un lato e finisce sempre sul lato opposto. Ma perché non, anziché a taglio così, non parallelo, anzi non perpendicolare ma parallelo? Cioè un taglio parallelo? No, sono ancora a mediare, non questo. Quanto devono fare dopo la formatura dei panieri? Più o meno? Ancora 50 minuti. 50 minuti. Sempre a quella temperatura ideale di 28 gradi. Quando io vado su questo qui va su 2,20, considera che almeno è 1,30 di gradi, è già tanto, perché è piccola. Sì, adesso metterò altri 4 minuti ma abbasso leggermente di 3 gradi. L'uso del lievito naturale da un valore aggiunto se riesce a mantenere più leve naturale in maniera costante. Purtroppo oggi c'è un'idea di leve naturale che può abbastanza. No, è ampia questa forbice, quindi leve naturale avrebbe lavorato due volte al giorno. C'è differenza tra leve naturale mantenuto in una determinata maniera e della pasta acida messa in frigo, la prendo una volta a settimana. Però non vorrei aprire un Thank you.
la cottura sopra e sotto deve stare precisa. Sì, di solito è leggermente superiore su e leggermente superiore su. E quanto deve essere il... Non l'ho mai fatto no, no. Negativamente. Quanto, comunque, lei quanto lo infona? 200? Hai 2,30 su e 2,10 sopra, però dipende, perché se ti colora quasi subito vuol dire che la temperatura per il tuo forno è elevata, quindi devi abbassare leggermente, e ti posso dare delle indicazioni sul forno professionale. Quello di casa ovviamente ogni vostro forno cambia, ma come diciamo, forno professionale? Sui 210-230 per quanto tempo? Ma 20 minuti. 20 minuti. Quello professionale invece scusa? 220. Perché decido di utilizzare un metodo indiretto? Per lo stesso motivo che voi fate fermentare la vostra pizza per 24, 48 o più passa ore, perché volete arrivare ad avere un determinato gusto del prodotto, ok? Per avere questo gusto del prodotto io utilizzo un metodo che si chiama biga, quindi questo prefermento fatto il giorno prima, che lo vado a rimettere all'interno del mio impasto. Ovviamente quando utilizzo questo fermento, che è già un lievito di per sé, mi posso tranquillamente permettere di discendere del lievito, quindi è un vantaggio ulteriore. Quindi ho il vantaggio della conservazione del prodotto, ho il vantaggio della,
del profumo, della croccantezza, di determinati aromi all'interno del prodotto, ma un altro vantaggio superiore è che posso anche scegliere di questo lievito. Quindi tranquillamente, a seconda della ricetta che vado a fare, posso tranquillamente abbassare di 10 grammi per chilo farina senza nessun problema. Ed è un vantaggio in più. E quindi utilizzo ancora meno lievito e ottengo un prodotto leggermente ancora più digeribile. Okay. Adesso ci informiamo del nostro prodotto. Secco,
diciamo, per migliorare alcune performance di alcune farine. In realtà all'interno della nostra farina abbiamo delle proteine che si uniscono quando inseriamo dei liquidi. Quindi quando queste due proteine, che sono responsabili del glutine, che sono la vanillina e la glutinina, arrivano a contatto con l'acqua, con il liquido e con la forza meccanica, in realtà in quel momento si comincia a formare il glutine. Alle proteine serve liquido, quindi acqua. Ve lo chiamo liquido perché io tranquillamente posso farmi un pasto soltanto con il latte, posso farmi un pasto con le uova, con del brodo vegetale, con quello che vi pare. La fantasia è a seconda di quello che volete ottenere. Nella fase iniziale di impastamento è fondamentale che queste proteine abbiano l'idratazione giusta, ok? Se io inserisco del sale, il sale che cos'è? È igroscopico, ci siamo, quindi attirasse l'acqua. Quindi in quel momento fondamentale in cui io devo far unire queste due proteine, gli vado a sottrarre il liquido, perché lo tirasse il sale. Considerate che una parte di sale ti dà 20 grammi di acqua, quindi 1 a 20. Immaginate che grandezza di microscopica il sale. Lo zucchero ne ha 1 a 5, quindi lo stesso vale anche per lo zucchero, sempre in un secondo momento. Quindi faccio prima formare la maglia glutinica, dopodiché la vado a rinforzare, quindi il sale, oltre a darmi sapore all'impasto, ha poi ha uno scopo funzionale, quindi mi va a strutturare la proteina dell'impasto, quindi la maglia glutinica, mi stabilizza alcuni tipi di fermentazione all'interno del mio impasto, quindi mi fa anche da battericida per alcune sottocolture di lieviti che si formano all'interno della fermentazione, quindi non è soltanto salare l'impasto, ha uno scopo funzionale, quindi sempre in un secondo momento. Quindi una volta che io ho strutturato la mia maglia glutinica, in quel momento lì vado ad aggiungere anche i grassi, che sia in olio, che sia del burro, che sia strutto, qualsiasi tipo di grasso che voi vogliate inserire nell'impasto, lo mettete sempre in una seconda fase. Il sale però mette in una seconda fase e addirittura mette un oro di fondo, che sembra ovviamente a casa con i nostri, quello che abbiamo come professione, soprattutto quando si parla di idratazioni un pochino più spinte, trovo che mettere il sale proprio a lungo, non sto parlando proprio degli ultimi 30 secondi, cioè una volta che il pasto praticamente per lo finito mi mantenga meglio l'incollatura, se lo metto a metà di un impasto un po' più ricco di acqua, mi la tenda a smollare, o è un'impressione? No, è un'impressione, perché il problema di fondo è che molto probabilmente allora hai due problemi innanzitutto, uno dei quali è quello che molto probabilmente non ti si scioglie, e sicuramente avrai notato, se hai provato, che hai delle micro bolle superficiali, delle chiazze scure tutte sulla superficie, quindi non si è ancora sciolto il sale, quindi quei 30 secondi non sono assolutamente sufficienti a far sì che si sciolga il sale, specie se hai una granulometria abbastanza grande. Adesso se ne trovi uno estremamente fino, un paio di minuti magari ce la fai, se hai un leggermente più grossolano, molto probabilmente non ce la fa sciogliere e ti crea queste cazzette sul prodotto. Quindi se hai provato, sicuramente ti sarai accorto di questa cosa. E quindi è fondamentale a metà impasto, perché tu vai a rinforzare questa maglia glutinica, quindi avendo una maglia glutinica più rinforzata riesci a dare più idratazione al tuo prodotto. Quindi quello che tu fai, una prova, nel senso che tu puoi idratare una tua ricetta al 70%. Aggiungi tutta quest'acqua insieme e poi mi dici se riesci ad impastare, se riesci ad incollare l'impasto. Certo, alla fine, no? Cioè, alla fine, cioè proprio. Quindi molti cedi l'impasto in macchina e magari hai raggiunto l'incordamento che desideravi, ma comunque sia, hai un impasto sfaldato, non hai tenacità durante se lo prendi tra le mani. Se già lo inserisci con 3/4 di acqua in partenza dell'impasto, comincia a formare l'impasto, aggiungi il sale, aggiungi il tuo grasso, quello che se ci va, magari sono dei impasti dove non ci va, aggiungi il resto dell'acqua, vedrai che tu raggiungi l'acqua e eventualmente con un'altra idratazione, dopo il grasso comunque.
Sì, dopo il grasso, nel senso. Non dato che il fatto che comprare una pellicola. Sì, sì, ovviamente allora prima devi essere sicuro che la tua ricetta sia bilanciata. Certo, sia sempre stabile, sia sempre quello, che dopodiché puoi fare questo gioco. Perché se io parto per la prima volta ad utilizzare una farina che non conosco e ho la mia ricetta standard, considerate che ogni farina che cambierete, ogni azienda più o meno si assomigliano, ma qualcosa vi cambia, quindi magari vi può capitare che su una vostra ricetta magari un impasto risulta leggermente più morbido e un altro risulta invece leggermente più asciutto. In realtà sono quei 30-40 grammi di acqua che o sono in eccesso o sono in difetto, ma non è sbagliata la ricetta, perché semplicemente che avete cambiato farina di utilizzo e quella farina lì magari aveva bisogno di quei 30 grammi in meno o più, e quindi è da capire. Quindi, però, una volta che tu hai questa stabilità in cui hai sempre lo stesso prodotto, hai sempre la stessa farina, anche se durante alcune fasi dell'anno cambia anche quella, per non male tranquillamente tu utilizzo prima, nel secondo step, prima tutto il grasso, perché ce l'ho bilanciato quella percentuale lì. Se arrivo in fondo che mi avanzo 30-40 grammi di acqua, niente, però insomma ho raggiunto quella percentuale di grassi che io desideravo all'interno, ok? Ovviamente quando utilizziamo del grasso all'interno dei nostri prodotti, abbiamo questo sviluppo leggermente maggiore, abbiamo una conservazione più lunga, tanti bei vantaggi, ma non potreste mai pretendere di avere un albero di grande all'interno, quindi invece avrete un albero di stretta molto regolare, questo semplicemente perché all'interno dell'impastamento comunque il grasso fa funzionante, quindi va a catturare, esatto, quindi comunque sia la struttura è molto più lineare, non avrete mai delle bolle come struttura, quindi un alveolo abbastanza grande. Il forno adesso è ventilato? Tutto il forno adesso è ventilato. E rimane ventilato fino alla fine? Eh sì, adesso no. Ma si può escludere. Come vedete la marcatura è abbastanza omogenea. Abbiamo mantenuto anche la struttura, quindi non abbiamo speculature sul prodotto. Mi posso permettere di superare di questo 0,1, 0,2 il 2%. In realtà lo posso anche un po' abbassare, quindi se desiderate una stabilità leggermente minore potete scendere un pochettino. Eliminarlo del tutto avreste comunque delle controindicazioni proprio sulla struttura del prodotto, cioè anche sulla formatura. Panesciato degli ingredienti proprio. Panesciato, sì, ma bisogna comunque sia. Ovviamente anche loro, sia o toscano o martigiano, che utilizzano due tecniche quasi simili ma un po' diverse, perché proprio nel prodotto esteticamente e nel gusto è completamente diverso, ovviamente loro lavorano sempre con delle paste di riporto. Paste di riporto non sono nient'altro che una parte dell'impasto del giorno prima, lasciato maturare durante la giornata, rilavorato in serata, quindi dove si aggiunge ancora determinata farina, si aggiunge una parte di farina, lo si lascia riposare ancora 6-7 ore, dopodiché si fa l'impasto finale in sopra. Okay? Perché l'impasto, se io lascio questo impasto, che era già maturo quando l'ho lavorato, se lo lascio fermentare per tutta la giornata diventa acido. Okay? Quindi se lo vado a inserire all'interno del mio impasto non ottengo
buon risultato, ma ottengo un risultato leggermente più quindi ottengo una massa pesante, un prodotto pesante, quindi io lo posso far fermentare 7-8 ore, lo vado ad impastare con una parte di farina, quindi prendo una parte di pasta, una parte di farina, lo lascio fermentare, quindi lo vado a rinforzare in realtà, quindi allungo questo fermento per altre 6-7 ore, dopodiché si va su con gli impasti successivi. L'ultima fase è quella che importa. Esatto, quindi comunque sia ha subito due rinforzi durante la giornata, ha una fermentazione, un gusto particolare e tipico, che è quello che mi sostiene però la struttura dell'impasto, perché se io dovessi fare un impasto senza sale, così diretto, quando lo vado a manipolare mi si appiccica tutto, faccio difficoltà, specialmente se non ho una buona tecnica di lavorazione. Senti, quali sono i difetti che si potrebbero riscontrare su un filoncino così? Mancanza di umidità e delle spaccature superficiali, quindi hai delle spaccature sul fondo del prodotto. Andato, tu. Stasera la schiacciata la faccio. Questo pane qua quanto può durare in giorni? 2-3 giorni? Se non lo mangi anche... Ah sì, beh, anche un mese? No, un paio di giorni. Conserva... E quelli che ha usato lei sono particolari? Io più non parlo, se lo apposta questo qua. Vediamo come si porta. Thank you.